quasi quasi io direi di andare a effettuare una tier list. Vorrei andare a vedere una tier list. Andiamo su Tier Maker. Vorrei dare una valutazione di questa stagione, dei piloti di questa stagione. Andiamo a cercare una tier list che ci possa far comodo. Interessanti. Does not fuck smash my door. Interessante come valutazione bassa. Possiamo utilizzare anche queste. Questo è il nostro Günther Steiner, sempre molto arrabbiato. Andiamolo a vedere. Don't fuck. Don't fuck. Don't fuck. Don't fuck. Eccolo qua. Vediamolo un po'. Questo splendido. Questa pietra miliare Fucking had del enough of cinema. both of you. You let the fucking team down, me down, which I protected you all the time. And I'm not fucking going into who is right and who is wrong. I don't want to hear. Hey, he moved, he that moved, all that fucking wank, you know? Gene spends 100 fucking million a year of his own fucking money, which fucking wants to pull the plug and let everybody down because you are two fucking idiots. I have not more to fucking say to you guys. And if you don't like it, I don't need you here. Do not come back, please. Kevin just fucking smashed the door. That's not acceptable. Fucking hell. He's not fucking doing that to me, you know? He does not fuck smash my door. Tell him that. If he doesn't want to come back, he better tell me now. Is he just about Yeah, now? yeah. He smashed my fucking office door. Where is he? I don't know where he is, but he can fuck off, I told him, both of them. Fucking hell. We have got two fucking idiots driving for us. This is not acceptable and we will make changes. Mamma mia, uno dei video più belli della Formula 1 degli ultimi anni. Comunque, torniamo alla nostra tier list. Does not fuck smash my door. Naturalmente sono i piloti di più basso livello della stagione. Tire blowout. Una stagione così così. Box box. Diciamo una stagione abbastanza nella media. On track. Una buona stagione. Overachiever. Altro livello. Andiamo a rivedere dalle scuderie, dalle classifiche scuderia, classifica costruttori, l'ultima la Williams, quindi andiamo a mettere Albon e Latifi, li andiamo a riordinare. Eccoli qua in ordine i nostri piloti. Partiamo non da Gasly, ma partiamo da Nicolas Latifi. Sinceramente la stagione di Nicolas deludente. Secondo me la stagione migliore in Formula 1 di Nicolas Latifi è stata la 2021, in cui è riuscito comunque a limitare i danni nei confronti di un George Russell che un pilota di ottimo livello, mentre quest'anno ha sofferto con una vettura di più basso livello sicuramente. Pochissimi punti, tanti errori anche in questa stagione. Secondo me sapeva già di dover andare via dalla Formula 1 e gli stimoli mancavano. Quindi io lo metto a doesn't fuck smash my door. Albon. Andiamo su Albon. Albon, secondo me, come stagione di rientro, una buona stagione. È tra box e on track, ma io dico più on track perché secondo me non poteva fare di più con una vettura di questo livello. Pensavo soffrisse di più il rientro in Formula 1. E invece, ottima stagione da parte sua. Yuki Tsunoda, alla pari, secondo me. Tire blowout, dai, perché non è facile dare un does not fuck smash my door. Secondo me ci sono solo due piloti in questa schermata. Tsunoda aveva la scusante di una vettura assolutamente non all'altezza e quindi tire blowout per lui, però non sono convinto che meriti la F1. Poi abbiamo due Gasly, ne scegliamo uno, anche lui come il compagno di squadra. Mi dispiace perché lui era in mezzo qua nella scorsa stagione, tra overachiever e on track, più sull'overachiever con un Alfa Tauri che non era all'altezza naturalmente dei top team. Ci aspettavamo altro in questa stagione. È riuscito a dimostrare di essere più forte del compagno di squadra, ma anche tanti errori in questa stagione da parte di Pierre Gasly. Quindi tire blowout per lui. Andiamo su Schumacher, anche lui su tire blowout. Se lo devo mettere a un certo livello, lo metto ad l'ultimo livello del tire blowout. Secondo me leggermente peggio rispetto a Yuki Tsunoda, però Schumacher ha sofferto Magnussen in questa stagione. Ha fatto benissimo in Austria, ma ben poco di altro, diciamo così, Mick. Secondo me non ha meritato il rinnovo. Non mi ha mai entusiasmato Mick Schumacher. Certo, vedere il nome, il cognome Schumacher è sempre bello in Formula 1, ma io voglio vedere i piloti reali e secondo me è giusto che un Nyck de Vries
dopo l'esordio con punti che ha fatto con la Williams, è giusto che ci sia lui in Formula 1 a far vedere di poter ambire realmente ad un sedile. E secondo me Nyck de Vries è più talentuoso di un Mick Schumacher, di uno Yuki Tsunoda o anche di un Lance Stroll e ovviamente di un Nicolas Latifi. Kevin Magnussen, per certi momenti quasi quasi overachiever, perché a inizio stagione esordio senza sapere a due settimane forse dalla gara del Bahrain di dover partecipare a questa stagione di Formula 1, arriva e porta a termine una gara al quinto posto se non sbaglio in Bahrain, assolutamente straordinario ad inizio stagione, poi un po' ha sofferto il calo della sua AS, poi splendido nella pole in Brasile, però secondo me ottima stagione da parte di Magnussen considerando che è stato fermo per una stagione. Lance Stroll, probabilmente sì, un po' meglio di Latifi, però secondo me un grosso calo di Stroll, ha fatto dei punti, ma quanti errori, due errori poi uno di fila all'altro, uno in Brasile e uno nella gara prima negli Stati Uniti, da ritiro, da straccio della superlicenza, davvero. Andare, quando un pilota ti sta sorpassando, a chiudergli in faccia all'ultimo secondo, ha rischiato davvero di fare del male a Fernando Alonso, che poi ha fatto un miracolo nella gara degli Stati Uniti. Ti sei preso una penalità e fai esattamente la stessa cosa nella gara immediatamente successiva nei confronti del tuo compagno di squadra. Secondo me questo da solo vale il Does Not Fuck Smash My Door che diamo a Lance Stroll. Mentre per quanto riguarda Vettel, box box box, perché ha fatto delle gare ottime, degli ottimi punti, secondo me in crescendo la parte finale della stagione, andando ad evidenziare la crescita che c'è stata per la Aston Martin, però anche tanti punti grigi, diciamo così, nella sua stagione. Non buchi neri, ma dei punti grigi all'interno della sua stagione. Comunque una buona stagione di chiusura. Avrei voluto vederlo con una vettura un po' più competitiva, perché quando la Aston Martin è diventata e ridiventata un po' più competitiva, lui c'è stato comunque. C'è sempre stato in lotta per i punti. E ci sono state anche delle gare in cui è stato un po' sfortunato con una vettura che sembrava andare molto molto forte e non è riuscito, per colpa di problemi di affidabilità, a portare a termine la gara. Andiamo su Guanyu Zhou. Guanyu Zhou stagione a due facce. Sarei sul tire blowout quasi box box box. Se devo scegliere, considerando che è una stagione da rookie, dico box box box. Perché? Perché è partito benissimo, con punti subito alla gara d'esordio, però poi è stato oscurato dal suo compagno di squadra. Diciamo che deve far vedere anche lui di essere adatto a questa Formula 1. Mentre per quanto riguarda Valtteri Bottas, non mi aspettavo, ma secondo me un'ottima stagione da parte sua. È stato molto spesso bloccato dai problemi di affidabilità per la sua Alfa Romeo, però un'ottima stagione, si è preso sulle spalle la scuderia e l'ha portata al sesto posto della classifica costruttori, che non è assolutamente poco per l'Alfa Romeo. Daniel Ricciardo, sono al limite tra tire blowout, ma secondo me Daniel Ricciardo è su Does Not Fuck Smash My Door, perché ancora una volta è stato completamente oscurato dal suo compagno di squadra. Tanti punti in meno, mi pare Lando Norris abbia fatto 4 volte i punti di Daniel Ricciardo all'incirca. La scorsa stagione ha avuto il punto a suo favore della vittoria in quel di Monza, questa stagione qualche lampo, ma veramente pochi. È l'ombra di se stesso Daniel Ricciardo, sarebbe bello rivederlo ai livelli della Red Bull ora che è tornato in Red Bull come pilota di riserva. Speriamo che il guidare una vettura di livello, diciamo così, anche se anche la scorsa stagione la McLaren era di livello, lui però ha bisogno di un'altra struttura per una vettura, diciamo così, perché lui basa tantissimo sulla sua abilità nella frenata. Secondo me una vettura come la Red Bull può fargli un grande favore per rivitalizzarlo, se dovesse riuscire a riprendere in mano, magari in caso Perez non faccia così bene, e in tanti ci stanno sperando, che Ricciardo possa riprendere in mano la Red Bull. Vedremo. Lando Norris, sono in dubbio, perché comunque devo dare una valutazione solo per il 2022. Ha fatto il suo dovere, però è sempre molto vicino all'overachiever. Scusate per la pronuncia. Però glielo do, perché voglio dire, grande rimonta da parte di Lando Norris. Sempre molto costante, soprattutto nella seconda parte della stagione. Qualche errorino è vero, forse non ai livelli della prima parte della stagione del 2021,
Però poi è riuscito a riconquistare ancora una volta il settimo posto e la corona di migliore degli altri, con una grande rimonta contro un Alpine che comunque era di livello, e lui ha fatto tanti più punti dell'ottava posizione rispetto all'ottava posizione di Esteban Ocon. Quindi overachiever, livello basso, ma secondo me overachiever. Passiamo a Fernando Alonso. Box per Fernando Alonso, leggermente superiore, no, direi leggermente inferiore rispetto a Vettel, perché si è lamentato tanto, ha avuto dei problemi, è calato rispetto alla passata stagione e soprattutto Esteban Ocon lo ha battuto, un Esteban Ocon che andiamo a posizionare in on track, perché ha veramente stupito, era quasi da overachiever. Io sinceramente non apprezzo tantissimo Esteban Ocon, però ha fatto una grandissima stagione. Ha messo dietro un pilota bicampione del mondo, quindi non gli si può dire nulla, mentre Alonso secondo me ci si poteva aspettare qualcosa di più. Lewis Hamilton stagione da box, soprattutto all'inizio della stagione ha sofferto tanto il suo compagno di squadra, nella seconda parte è riuscito a rimontare alla grande, è riuscito a portare a casa dei podi, non è riuscito a continuare il suo record di almeno un gran premio vinto per ogni stagione disputata in Formula 1, però diciamo che è stato in risalita, speriamo di vederlo in costante risalita anche nella prossima stagione per magari vedere una lotta a tre scuderie, che non sarebbe per niente male per la Formula 1. Mentre per George Russell, secondo me semplicemente strepitoso, è riuscito a conquistare la prima vittoria in carriera finalmente dopo quella che gli era stata rubata dalla sorte in Bahrain nel GP di Sakhir del 2020. Del Covid, del periodo del Covid, e grande stagione. Mr. Consistency a mani basse, impressionante. La striscia di posizionamenti consecutivi che ha portato a casa nella primissima parte di stagione, sempre nella top 5, costantemente nella top 5. Passiamo a Carlos Sainz. Secondo me Carlos Sainz un leggero passo indietro rispetto alla scorsa stagione. Box dietro. No, forse avanti, leggermente avanti rispetto a Lewis Hamilton, perché comunque ha portato a casa una vittoria in quel di Silverstone, la prima vittoria della carriera. Però tanti errori, soprattutto nella prima parte della stagione. Tanti piagnistei, chiamiamoli così, che non hanno aiutato di certo Charles Leclerc. Secondo me anche lo stesso Carlos a un certo punto avrebbe dovuto fare un passo indietro per, diciamo così, evitare che si creassero delle tensioni, invece si sono create numerose tensioni in casa Ferrari. Quindi Sainz, se l'anno scorso l'ho adorato perché ha fatto una splendida stagione, quest'anno un po' di meno. Passando poi a Charles Leclerc, secondo me comunque tanti errori da parte di Charles Leclerc, però tante prestazioni veramente di livello a portare la Ferrari oltre l'ostacolo, diciamo così. Prima parte di stagione fenomenale con una Ferrari che era veramente la vettura nettamente migliore del lotto. Poi però ci sono stati anche degli errori da parte del pilota monegasco, che ha sentito la pressione quando poi ha perso terreno nei confronti di Max Verstappen, ed è lì che si è vista la forza di Max Verstappen, che è cresciuto tantissimo durante gli anni. Di Sergio Perez ne ho già parlato. Sinceramente Sergio Perez me l'aspettavo ad un livello un po' più elevato, secondo me anche sotto Hamilton su box, perché si è raggiunto il terzo posto, ma con quella vettura doveva raggiungere il secondo, ha conseguito comunque qualche vittoria, ma è stato comunque surclassato dal compagno di squadra. Quindi Sergio Perez in questa stagione non mi ha convinto, ed è per quello che dico che secondo me se Sergio Perez dovesse continuare con questi risultati non eccelsi a creare problemi nella lotta, nello scontro con Max Verstappen, come è successo al termine della stagione, si potrebbe pensare a qualche gara con sul secondo sedile il buon Daniel Ricciardo. Infine, Max Verstappen. Se non gli si dà la corona di primo in una stagione del genere, lui sarebbe anche un livello superiore, perché ha fatto una stagione semplicemente assurda, l'ha dominata. Ha vinto a destra, a sinistra, nuovo record di vittorie in Formula 1. Semplicemente spaventoso, ha annichilito i suoi avversari. E purtroppo Charles Leclerc ne ha pagato le conseguenze. Charles Leclerc e la Ferrari ne hanno pagato le conseguenze, ma la Ferrari diciamo che si è bastata da sola nel darsi la zappa sui piedi. Questa è la mia classifica riguardante la stagione 2022. Per quanto riguarda i piloti della Formula 1, se dovessi fare una classifica costruttori,
potremmo andare a vederla come la Williams, naturalmente molto in basso perché ha avuto una ricaduta importante. Andiamo ora a posizionare, poi andiamo con l'Alfa Tauri, ovviamente ancora più in basso rispetto alla Williams. Forse la Williams, proprio perché la Alfa Tauri è stata la più grande delusione, la potremmo mettere in Does Not Fuck Smash My Door e Tire Blowout per la Williams, perché comunque non era così in alto in classifica, è leggermente calata, quindi tire blowout per loro. Ottava posizione, ha terminato la Haas, che secondo me ha fatto una stagione da box 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 con un buon miglioramento comunque, anzi quasi un track per loro, perché hanno avuto un ottimo miglioramento. In settima posizione è arrivata la Aston Martin, che secondo me si merita ugualmente un box 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 insieme alla Haas, però più in basso, perché da una scuderia con così tanti fondi mi aspetto un miglioramento più elevato, senza considerare anche l'inizio di stagione in cui ha sofferto tanto la scuderia di Silverstone. Poi in sesta posizione una buonissima Alfa Romeo, che conquistando la sesta posizione secondo me si merita anche la posizione su On Track. In quinta posizione la McLaren, che secondo me sta calando un po' troppo, tire blowout per la McLaren come scuderia. On Track invece la Super Alpine con Alonso e Ocon di livello elevato, tire blowout ovviamente per la McLaren, mentre per quanto riguarda la Ferrari, secondo me dovrebbe essere, Ferrari è difficile perché sarebbe da on track come vettura, perché è migliorata tantissimo considerando dove ci trovavamo nel 2020, ha creato una vettura veramente di ottimo livello. Tire blowout come gestione invece della scuderia, quindi dobbiamo metterla per forza in box 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 la Ferrari per la somma diciamo degli addendi. Overachiever mettiamo solo la Red Bull, perché ha creato veramente una vettura di livello estremo, assolutamente estremo. Abbiamo terminato quindi con queste classifiche, abbiamo portato a termine la reaction alle mie previsioni del 2022, abbiamo portato a termine ora in questo momento la classifica, la mia classifica personale, la mia personalissima tier list riguardo al 2022. Vi voglio ringraziare naturalmente per avermi seguito in questa live, nonostante tutti i piccoli problemi tecnici che pian piano cercherò di andare a migliorare, però il vostro feedback è sicuramente molto molto importante. Ringrazio tutti, se ci dovesse essere ancora qualcuno, e ci vediamo presto con la prossima live. Grazie a tutti e a presto. Ciao Wheelers!